Cari amici della Lega Pallavolo Serie A femminile, amici della pagina Facebook e amici di LVF Volley 24, siamo qua come ogni giovedì pronti per allenarci tutti insieme a voi, quindi LVF Home Training, e dunque siamo già pronti con delle assolute protagoniste simpaticissime, carine, e abbiamo già parlato nei primi minuti che ci stavamo collegando, insomma cerchiamo di allenarci ma faremo sicuramente quattro chiacchiere in più insieme alle protagoniste delle due squadre che stavano dominando la pool salvezza e si contendevano poi l'ultimo posto per sognare in grande. Quindi do subito il benvenuto a Elenia Pericati dell'Elvia Recina Macerata insieme a Laura Bova. Ciao a tutti. Trevisan, ciao a tutti. Nonne Montecchio Maggiore. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Allora, vi vedo belle cariche già per allenarvi. Allora, prima di tutto dico agli amici da casa, avete letto un po', preparatevi un asciugamanino, due bottigliette, un pacco d'acqua e un elastico se ce l'avete. Quindi vi do qualche minuto ai ragazzi da casa per prepararsi. E parto in ordine grafico da Francesca per raccontarci, ovviamente domanda di rito, come state, e dove state vivendo questa quarantena, questi giorni complicati. In questo periodo un po' strano per tutti. Certo, beh, io fortunatamente sto bene, anche la mia famiglia. E io adesso sono qui a Montecchio perché vivo qui, oltre a giocare a Montecchio ci vivo. E niente, oltre ad allenarmi e magari portare fuori il mio cane, sviluppare, quindi insomma diciamo che mi diletto in queste due cose. E basta. Quindi sto bene, tutto bene. Francesca, inizio da te parlando proprio della stagione con le sorelle Ramonda IPAC Montecchio Maggiore, che eravate lì proprio a giocarvi con Ilenia e il primo posto della salvezza, un buon campionato finora e che purtroppo si è fermato come sapete meglio di me, ma come ti sei trovata tu che sei, se non sbaglio, alla seconda stagione a Montecchio? Sì, io è il secondo anno che sono rimasta a Montecchio dall'anno scorso, anche visto la presenza di Ale Beltrami come allenatore, che comunque mi ha permesso veramente di crescere tanto in questi due anni. Sì, quest'anno è stato veramente un bel anno, anche se purtroppo è durato poco. Abbiamo fatto una prima parte di campionato molto difficile ma anche molto intensa, perché ad un certo punto ci siamo anche ritrovate quante in classifica con squadre come Mondovì o come Trento, insomma, che le sappiamo molto ben attrezzate. E sì, con la Ile e con Macerata c'è sempre stato, anche non solo nel Ponsalvetta, anche nel campionato c'è sempre stato quella rivalità e quel posto da guadagnarsi, quindi sì, siamo sempre stati un po' in competizione come squadre, ma devo dire che ritrovarla dopo un anno insieme è stato veramente bello. Infatti, poi tra l'altro l'altro anno eravate tutte compagne di squadra a Montecchio, e passo la parola a Laura in questo momento per proprio raccontare, invece tu forse è il terzo anno, sei quella più esperta, terzo tra virgolette. Anno, veterana. Insomma, ormai è casa tua a Montecchio. Sì, diciamo che sono cresciuta gli ultimi, ho fatto la Serie A, l'ho fatta lì, quindi mi sento cresciuta in questa società, appunto avendo allenatori che mi hanno permesso di crescere, come stava parlando fra prima con Ale, tutte e tre, non solo noi due ce l'abbiamo avuto, che quest'anno anche Ile. E siamo cresciute tantissimo e ci siamo divertite, soprattutto è stata una crescita continua di tutta la squadra sia l'anno scorso che quest'anno. Poi volevo passare, ovviamente io non ho neanche fatto proprio l'introduzione generale, comunque l'idea di fondo di questo giovedì è nata proprio grazie a Ilenia che vi ha tirato in mezzo, quindi Laura ora ti tocca sudare, comunque. Non ho capito, dico? Ti tocca sudare adesso per Ilenia. Sì, ti tocca sudare. Mi ha chiesto di fare questa cosa, visto che una mia amica lo faccio. No, grazie. Prego. Obbligata. No, dai, a parte gli scherzi, un momento così divertente, per fare due chiacchiere anche. Giustamente. Poi tra l'altro sono andato a vedere un po' le statistiche.
tra le due squadre, voi vi siete praticamente, Macerata ha battuto Montecchio 3-0 in casa di Montecchio e viceversa, insomma, esatto. Anche punteggi strani, secondo set entrambi i vantaggi, insomma, cioè, che partite sono state, Laura? Ma sono state due partite piuttosto intense, nel senso che io personalmente la prima volta, cioè l'andata che Ile è venuta in casa nostra a giocare, eravamo un po' tutte, oddio, giochiamo contro Ile, sarà stranissimo. E poi la partita è andata come andata, stati degli alti e bassi e quindi dopo abbiamo perso. Poi andando là è stata la stessa cosa, abbiamo detto cavolo, dobbiamo giocare contro Ile, è sempre strano. E poi si è capovolta la situazione, quindi sono state due partite un po' strane in realtà, però è andata bene e male, quindi siamo spartite tutti, dai. E poi, tra l'altro, sempre parlando un po' di social, vedo che siete molto attive sia con Francesca, che ha fatto un video bellissimo con un tocco musicale pazzesco, un tocco di classe, e voi avete fatto un video di squadra proprio con l'inno di Elio Vestorie Tese, con il famoso rotolo di carta igienica che ora sì. Va per la maggiore. Sì, abbiamo detto facciamo qualcosa di divertente che insomma ci passino via anche quei 5-10 minuti, e allora siamo messi lì a pensare cosa non potevamo fare, e detto facciamo un'azione di una partita con quello che abbiamo in casa, quindi tutte avevamo la carta igienica, e quindi abbiamo fatto video e li abbiamo mandati al nostro scoutman Marco Bolzoni, grande Bolzo, e li ha messi insieme e è venuto fuori quel video simpaticissimo lì. Allora Ilenia, vengo un po' alla protagonista di questo pomeriggio, Ilenia Pericati, che è sia libro delle Via Recina Macerata, sia una bravissima personal trainer laureata in scienze motorie a Verona, che oggi, ragazzi, vi farà sudare un po' tutti. Insomma, Ilenia, lascio la parola a te per introdurre prima di tutto come stai vivendo queste giornate e com'è stata la stagione a Macerata di noi. Sì, allora, intanto per adesso sta andando tutto bene, nel senso che sono a casa a Verona, e la stagione è stata ricca proprio di emozioni, perché abbiamo fatto un inizio spettacolare, poi abbiamo avuto un po' di alti e bassi, e subito dopo siamo arrivate nel pool salvezza, e lì è stata una lotta continua con Montecchio. Infatti tutto il campionato ci siamo sempre scontrati. Ecco, nel frattempo è arrivato il mio ragazzo a casa. Ciao, Pia. e niente, quindi questo è quanto. Oggi suderemo. E ho preparato due circuiti, anzi prima faremo un po' di riscaldamento, dopo due circuiti di allenamento un po' total body, e niente, questo è quanto. Tra l'altro Ilenia, io non so se la regia ha un video da farti vedere, però magari te lo racconto nel mentre, che è io ho visto proprio un video che hai postato tu un po' di mesi fa, di una partita che non mi ricordo quale, che hai fatto un salvataggio pazzesco, cioè proprio tra, non mi ricordo in quale partita, contro Mondo B mi pare, è vero, grazie a te e Diana Cosareva avete fatto un recupero prodigioso che è stato veramente fantastico, e se ce lo puoi raccontare nel mentre vedo se riusciamo a recuperarlo. Comunque sei andata fin dalla parte opposta del campo. Sì, allora intanto è la prima volta quello che lì. Mi capita. Io ringrazio la regia perché faccio sempre andi rivieni e sbaglio. Però guardate, è la prima volta che mi capita di fare un salvataggio così, e li vedi sempre fare ai grandi liberi, le grandi giocatrici, e pensi chissà se farò mai un salvataggio del genere. E quando lo fai dici cavoli, però l'ho fatto io veramente. E ti stupisci di te stesso, a volte l'agonismo e la voglia di recuperare quella palla ti fa fare cose che non avresti mai pensato. Ilenia, tra l'altro parlavamo di Macerata, con prima stagione per te lì, di una neopromossa che avete fatto secondo me molto di più rispetto a quanto ci si aspettasse, prima parte veramente ottima,
insomma, eravate prima a 35 punti e poi come ti sei trovata con coach Paniconi? Bene, bene, loro sono una società splendida e anche con l'allenatore mi sono trovata bene da subito, lui poi dal punto di vista umano è una persona super e da subito abbiamo lavorato bene. Abbiamo fatto una prima parte favolosa, poi purtroppo abbiamo avuto un po' di avventure, diciamo, e ci siamo un po' perse, però questo finale di stagione lo stavamo riaffrontando nel giusto modo, con la giusta grinta, infatti ci stavamo riprendendo bene. Sarei stata curiosa di vedere come sarebbe finita, perché era proprio una lotta anche con Montecchio, quindi sarebbe stato bello, bello da giocare. Allora, io ho lasciato un po' di tempo per far prendere tutti gli attrezzi ai nostri amici da casa, ma prima di iniziare volevo tirare fuori una piccola sorpresa che ho organizzato, ma proprio una cosa che secondo me vi farà molto piacere. C'è una persona che vi accomuna tutti, che vi fa un video saluto e oggi vi seguirà per questo allenamento. Quindi chiedo alla regia se per caso ha pronto. So già chi è. Un video. Anch'io. Già chi è? Come so già chi è? No. Chi pensava? Ciao ragazze, volevo salutarvi, mandarvi un abbraccio virtuale. Sapete quanto per me è difficile mandare abbracci, quelli virtuali sono perfetti. E, in bocca al lupo per la diretta di oggi, proverò a seguirvi. E, sapete, no? Sono un pochettino a rischio bilancia, come un po' tutti in questo periodo, quindi è caso che torni ad allenarmi per non riprendere i chili che, come sapete, con grossa fatica ho perso durante l'ultima stagione. Scherzi a parte, mi raccomando, Ilenia, fai lavorare Francesca e Laura. Buona diretta a tutti, buon allenamento. Grazie. Grazie. Dai, che carino. Allora, io ringrazio tantissimo Coach Beltrami, che appena ho avuto questa idea mi ha detto sì sì, va benissimo, anzi ottimo, ti mando subito un video. E, insomma, che rapporto, cioè quanto è bello avere un allenatore così giovane, perché Beltrami sono tantissimi anni, ha tantissima esperienza, ma è giovanissimo, cioè sottolineo giovanissimo perché siamo quasi coetanei. E, come vi siete trovati con voi? Francesca, torno da te. Beh, io ti dico, ho avuto un rapporto veramente splendido con Ale e devo dire che per le esperienze che ho avuto è sempre un po' difficile avere un rapporto così, così unito con un allenatore. E invece lui è stato veramente in grado di sia unirci tra di noi e sia integrarsi con noi senza mai nessun problema, nessun tipo di discrezzi o altro. Quindi io devo dire che il bilancio di questi due anni insieme è veramente positivo e lo ringrazio per questo video, perché so che sarà lì a guardarci mentre faremo allenamento. Laura, tra l'altro Coach Beltrami vedo che è anche lui molto social ultimamente. Sì, ho visto anch'io, ci siamo stupite tutte di questa cosa, che con sua moglie Gloria sta facendo un sacco di video super divertenti, quindi l'abbiamo visti molto 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 volentieri, anche perché fa sempre strano, no, vedere in video una persona che si è abituata a vedere tutti i giorni, adesso ovviamente no, però stra divertenti quei video. Allora Ilenia, io mi dileguo, ti lascio la parola, se avete bisogno di secondi vi tengo aggiornate, e per tutti quelli da casa, se avete domande durante gli esercizi o a fine esercizi, poi li vado a leggere e Ilenia risponderà, perché lei è la numero uno, la personal trainer di oggi. Quindi Ilenia, lasciate la parola. Ok, dai. Allora, direi di iniziare facendo un po' di riscaldamento misto, quindi quello classico per noi pallavoliste, un po' di mobilità. E adesso mi allontanerò, sono senza occhiali, quindi fatevi una mattina che mi avvicino perché non vedo niente. Okay, quindi partiamo dalle caviglie e andiamo a fare delle rotazioni. Tanto Ice ci guarda. C'è anche Ale. Ok, cambiamo anche giro. Cambio caviglia. Passiamo alle ginocchia, andiamo a fare dei piegamenti sulle ginocchia. E facciamo anche delle rotazioni all'interno e all'esterno.
Ok, bacino sulla schiena, andiamo a scaldare bene anche la schiena, cambio giro. Tra l'altro Ilenia, mi sono dimenticato di dire da casa che oggi farete 3 livelli di difficoltà tra di voi. Sì. Quindi per chi sì, vuole... Sì, faremo 3 livelli in modo che tutti possano partecipare all'allenamento e anche perché magari qualche esercizio verrà fatto con degli attrezzi, invece qualcuno proprio completamente a corpo libero, quindi anche chi non ha nulla può allenarsi con noi. Fanno delle rotazioni anche delle braccia. Quindi per il livello un po' più semplice seguite Francesca a sinistra, per il livello medio seguite Laura in mezzo e per il livello difficile è Ilenia. Quindi ragazzi da casa, vedete voi come riuscite e chi riuscite a seguire meglio. Esatto. Ok, rotazione del collo. Cambio giro. Bene, ora ci mettiamo a terra e andiamo anche a mobilizzare un po' la schiena. Quindi partiamo dal primo esercizio, andiamo a prenderci le ginocchia e le tiriamo al petto, quindi da terra. Adesso non so se mi vedete di lato. Andiamo a fare dei piccoli movimenti tirando le ginocchia al petto. E così dovremo sentire la schiena che si allunga. Lo facciamo una decina di volte circa e poi cambiamo. Ok, cambio. Adesso invece allunghiamo una gamba e con l'altra gamba cavalchiamo, ok? E andiamo a fare anche qui dei movimenti dinamici. Questo è uno stretch più dinamico che si può fare all'inizio dell'allenamento, mentre quello statico va fatto alla fine. Tra l'altro vi saluta anche in diretta Coach Beltrami, che ringraziamo ancora. Grazie. Ciao Ale. Grande. Lo starà facendo anche 2 risate perché lui prende sempre in giro. Ok, adesso facciamo invece dei movimenti con la gamba in modo da scaldare bene anche le gambe, quindi una gamba piegata e l'altra va ad allungare. Anche qui una decina di movimenti circa. E vi saluta anche Andrea Copiello, il vostro telecronista. Bravo. Ok, adesso invece, sempre con la stessa gamba, andiamo a fare delle rotazioni verso l'esterno. Così scaldiamo bene le articolazioni. Ora cambio gamba e torniamo ad allungare e a piegarla. Eccolo, Ice, che adesso verrà. Bravo! Sì, bene, io finisco. Ok, e adesso bene. Ora ci alziamo di nuovo in piedi e andiamo a fare dei jumping jack così riscaldiamo anche un po' a livello cardio. Quindi questo, pronti, via. Anche qui ne facciamo 30 jumping jack. Beh, se ci sposto io. Sì, infatti. Ok. Con questo riusciamo a scaldare bene Ice. Andiamo a scaldare bene le gambe, anche le braccia. Bene, adesso ho capito che si gioca. Ok, e cambio, facciamo skip ora. Quindi ginocchia alte. Tra l'altro Ice è stato protagonista anche di
del primo LWF Omer che avevo montato, che già era, aveva voglia di giocare con te. Sì, lui intanto così capisce che finché mi alleno stiamo per giocare, invece no, stop. Ok, ora per finire il riscaldamento andiamo a fare un po' di squat a corpo libero, semplice, quindi scendo, salgo. Tra l'altro saluto anche Antonio Lupo che ci segue spesso e oggi scrive: questa volta non ci casco subito a livello Trevisan, perché l'altra settimana stava quasi per non respirare più a livello Kimberly Hill. Quindi. Grande Antonio! Ok, stop. Bene, io direi di iniziare col primo circuito e quindi vi spiegherò subito il primo esercizio. Allora, dorsali a terra. Diciamo che il primo circuito è un po' una fine del riscaldamento, quindi non sarà super duro. Ovviamente con i tre livelli, quindi quello di fra un po' più semplice, ubi medio e io un po' più difficile. Però sarà ancora un riscaldamento. Primo esercizio, dorsali a terra, fra lo farà alternato, quindi gamba e braccio opposto, vediamo se si vede, esatto. Bupi invece lo farà a terra e andrà a sollevare il busto, quindi gambe giù, solleva il busto. Io invece utilizzerò l'elastico e andrò a fare quello che fa Bupi. Scusate, Bupi e Laura, mi viene da chiamarla. Noi è Bupi. Però andrò ad alzare il busto e a portare giù l'elastico. Adesso riusciamo ad avere il tempo, quindi... Ve lo do io. 30 secondi, okay. Va bene? Vai. Eccolo, sì, là. Esatto. Allora, 3, 2, 1, via. Cinque, quattro, tre, due, uno e stop. Bene, primo andato. Primo andato. Il secondo esercizio invece è un crunch obliquo. Adesso Fra lo farà semplice, quindi con una gamba andrà a... mettiti in posizione, Fra. Perfetto, e andrà a incrociare gamba e braccio opposto. Esatto, invece Bubi lo farà a stella, quindi si metterà distesa con le braccia aperte e le gambe stese e andrà a incrociare, ottimo. Io invece farò il criss cross, quindi adesso un po' di lato, andrò a farlo dinamico. Ok. È partito il tempo? Vai, 3, 2, 1, via. E via. Siamo a 15, se Francesca deve cambiare non so. Cinque, quattro, tre, due, uno e stop. Bene. Ci sarebbero da fare 15 secondi di pausa, adesso non stiamo contando di preciso perché più o meno la pausa la facciamo finché spieghiamo gli esercizi. Ok. E poi terzo esercizio che si chiama pugnini e qui c'è una storia dietro che vi racconteremo. Ok, la teniamo per Alice dopo. Famio allora. Sa. Alice Famio è già stata nominata allora. Esatto, è già stata nominata. Quindi Fra adesso lo farà senza niente. Invece Bubi lo farà con le bottiglie e io lo farò con l'elastico. Okay. Lo mettiamo dietro la schiena, facciamo passare sotto le ascelle
e con le mani teniamo, ricordiamoci di piegare un po' le gambe quando lo facciamo e di tenere bene gli addominali. E ci siamo. 3, allora 30 secondi anche questo, Ilenia? Sì, tutti 30 okay. secondi. Allora, 3, 2, 1, via. Cerchiamo di andare anche abbastanza veloci, più aumentiamo l'intensità, cioè più aumentiamo la velocità, più sarà intenso. Mi 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ok, stop. Tra l'altro vi saluta anche Antonio Donadio. Ciao ragazze, sono Antonio da San Bonifacio, anch'io vi sto guardando, siete bravissimo. Ciao. Non lo so. Passiamo al prossimo, il ponte per i glutei, lo conosciamo tutti. Quindi quello semplice lo farà Fra. Bubi farà una versione un po' più difficile con i piedi che ti toccano. E io invece lo farò con la band, quindi questo elastico rotondo, e lo infilerò nelle gambe facendo anche un movimento di abduzione, quindi apro chiudo. Lo infiliamo, salgo, apro, chiudo e scendo senza andare a toccare. Quindi anche per le altre due, quando torniamo giù non andiamo a toccare il pavimento. Anche qua 30 secondi? Sì. Ok, allora 3, 2, 1, via. E stop. Tra l'altro in questi esercizi dobbiamo ricordarci di curare bene anche la respirazione. Quindi, è vero, questa è una domanda che faccio spesso. Sì. Sì, in questo caso nella fase di salita del bacino dobbiamo buttare fuori l'aria e nella fase di discesa inspirare. Capito, ecco. Ecco. Bene, un altro esercizio invece che non si vede molto spesso chiama Bear Plank. Fra farà la versione semplice, adesso la spieghiamo bene. E ok, Fra, prova a metterti esatto un po'. Si vede così. Sì. Per fare questo dobbiamo mettere bene le braccia sotto le spalle. Poi farà una specie di gobba. Quindi Fra, fai la gobba. Brava. E adesso staccherà appena le ginocchia. Si vede? Dobbiamo sentire il lavoro di addominali. Ok, Fra, aspetta, se no muori, se non parte il tempo. Perché spiego gli altri due. E Gubi farà la stessa cosa, ma andando anche a toccare le spalle. Quindi con la mano sinistra toccherà la spalla destra e viceversa. E io invece lo farò un po' particolare, quindi cambia le rotazioni. Quindi questo. Tacco la mano e vado a stanciare. Il tutto abbastanza dinamico. Ok, ci siamo. Questo già a livello difficilissimo. Allora, 30 secondi anche qua, giusto? Sì. Ok, allora, 3, 2, 1, via. Sono anche i complimenti per il cane, Ilenia, per Ice e anche per Iron. Grazie. 3, 2, 1 e stop. E mi stavo perdendo col cronometro. Ok, allora il primo circuito è finito. E quindi possiamo bere un goccio d'acqua magari. Anch'io lo bevo in primis perché ho la gola secca. Ho la gola
Allora, mentre bevete, io tra l'altro vado un po' a leggere. Ciao ragazze da Montecchio Maggiore, insomma, ci sono anche altre giocatrici, se non sbaglio, vedo anche connessa Francesca Micheletto, e se non sbaglio anche lei è stata una delle prime che ho intervistato con Silvia Lotti per il video virale che aveva fatto. Ah sì, bellissimo, bello. Che lei mi ha ricordato spesso l'annata con Montecchio, con voi anche, quindi... Trento, infatti prima magari non so, stavamo per iniziare, non avevamo tempo, ma ci tenevo anch'io a salutare tanto Ale e a dire che ho passato un anno spettacolare con lui e con le mie compagne, ci siamo divertiti tantissimo e mi ha fatto crescere anche un sacco come giocatrice a livello personale, sono contentissima. Tra l'altro Coach Beltrami ha scritto anche che non è colpa sua dei video di TikTok, ma è la moglie che lo costringe. È quello che vuole far sapere, ma poi esatto. Sarà in prima fila per fare. È lui che insiste. Si di più. Tra l'altro ragazzi vi chiedo, voi vi allenate in una settimana, insomma in questo periodo strano, con la squadra vi allenate... anche di gruppo tramite Zoom, Skype, oppure fate allenamenti individuali per conto vostro? No, per quanto mi riguarda noi facciamo allenamento singolo, quindi ognuna lo fa. Noi abbiamo il meeting ogni giovedì più o meno, adesso magari un po' meno perché comunque è finito la stagione, non succede niente. Però comunque abbiamo tutta una serie di schede anche a lungo andare con il nostro preparatore, insomma. Sì, beh, anche noi ci hanno lasciato delle schede da fare, però non ci troviamo in gruppo, diciamo, sui social. Ci hanno lasciato delle schede singole. Ok. Sì, io vario anche un po' perché... Siamo sempre in contatto comunque col preparatore, che salutiamo. Salutiamo Andrea. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Allora, ne ho approfittato per farvi riposare un attimo, soprattutto riposare gli amici da casa che vi stanno seguendo in tantissimi. Prego Ilenia, ti rilascio la parola. Okay. Allora, intanto vi dico che questi due circuiti adesso noi li faremo solamente una volta, però non so se magari ve li siete segnati, l'ideale sarebbe farli circa 3-4 volte ognuno, anche di più, insomma, perché... Noi non abbiamo tanto tempo qui e dobbiamo fare così, però l'ideale sarebbe riproporli più volte. Ok. Questo è quanto. Quindi adesso andiamo avanti. E il prossimo circuito sarà un po' più tosto e è un circuito total body. Iniziamo subito col primo esercizio, il mountain climber. Fra lo farà semplice e lento. Quindi... le gambe salgono e sarà lento. Bubi lo farà veloce, quindi molto dinamico. E io lo farò medio, nel senso cercherò di farlo più veloce possibile, ma anche coordinandomi, col tocco delle spalle. Quindi questo. Oh mamma, va bene. Gambe e spalle. Ok, 30 secondi anche qua, giusto? 30 secondi. Siamo. Allora, 3, 2, 1, via. E stop. Ok, pausa. Alla fine sembra che si è mangiata le mani per fare quelli difficili. Sì, è quello che pensavo anch'io, perché poi lei deve anche spiegarlo, non ha neanche il tempo di respirare un attimo. Però mi dispiaceva, insomma, le ho invitate io e affido il compito più difficile, no, e quindi mi sono immolata. Grande, I love you. Bene.
secondo esercizio. Allora, andiamo a fare dei passi laterali. Tra lo farà con la band. Quindi anche, ma ne metterà due. Fra passi laterali, quindi la band è qua, passi laterali. Aspetta che non vedo più Fra. Sì, ok. Eccola, bene. Bubi farà la stessa cosa ma con due band, quindi una la metterà sopra le ginocchia e una sopra le caviglie. Io invece lo farò senza band, però facendo anche uno squat ogni volta. Quindi farò passo, squat, passo, squat, senza mai tornare su, però resto sempre basso. Ok? Ci sta. Ok, sempre 30 secondi, giusto? Sì. Va bene. 3, 2, 1, via. Restiamo sempre bassi. 5. Non alzarci mai. 3, 2, 1, stop. Ok. Terzo esercizio, tricipiti. Anche qui abbiamo tre livelli di difficoltà. Ok. Allora, il primo, Fra lo farà con la bottiglia. Io ho il pesetto. Quindi... Ok, pesetto, bottiglia è la stessa cosa, quindi va bene. Quindi lo farà in piedi o seduta sulla bottiglia. Bubi farà la stessa cosa, ma a due braccia e con la cassa, anzi con il pacco, se no, nel pacco d'acqua, se no suo papà mi sgrida se dico cassa. C'è una storia anche lì dietro. E io invece farò con il divano, adesso sposto un attimo Alice. Mai disturbarlo, ma... e andrò a fare dei piegamenti. Sarebbe ancora più difficile farlo con le gambe stese, ma io lo faccio con le gambe piegate. Va bene. Ok? Ok. Siete pronte, ragazze? Pronte. Allora, 30 secondi, giusto? Sì. 3, 2, 1, via. Ah, quello che sto facendo io, facciamo con i gomiti belli chiusi, quindi non braccia larghe, ma le tengo chiuse, ice by last, non so. E anche quello che stanno facendo Fra e Bubi, dovranno tenere le braccia vicino alle orecchie. 5, 4, 3, 2, 1, e stop. Vicino alle orecchie, Elenia, perché così fa il peso scende correttamente. Se lo tengo largo, lavoro poco con i tricipiti, invece tenendole strette vicino alle orecchie, lavoro okay. Va proprio sui tricipiti. Ok, abbiamo il quarto esercizio del circuito, affondi incrociati indietro. Quindi Fra li farà semplici. Fra, fai vedere un attimo che spiego anche una cosa. Ok, fallo vedere anche di lato se puoi, grazie. Quindi mettiti, bravo. Ok, vedete come lo fa bene lei che non va col ginocchio davanti alla punta del piede. Stiamo attenti a questa cosa. Quindi dobbiamo sempre avere il ginocchio dietro la punta del piede. Ok. Poi Bubi invece lo farà con un peso in mano, quindi ho due bottiglie o il pacco d'acqua come vuole. E io lo farò con l'elastico abbinato alle spalle. Quindi ora vi faccio vedere. Allora metto il piede sull'elastico con il braccio opposto. Prima scendo, come fanno loro. Con il braccio opposto vado a in alto. Così faccio anche un movimento per le spalle. Scendo e salgo in alto.
E se mi puoi dare il cambio a metà, così cambio braccio e gamba. Va bene, a 15, ok. Anche noi facciamo... Altre possono farlo alternato perché non hanno il vincolo dell'elastico. Ok, allora, 30 secondi. 3, 2, 1, via. Scendiamo bene anche qui, ma non andiamo a toccare col ginocchio. Siamo a 15. Quattro, tre, due, uno e stop. Ultimo esercizio e poi abbiamo finito. È un esercizio di spalle e per noi, io e Bubi, che lo facciamo un po' più difficile, è abbinato anche allo squat. Quindi Fra lo farà semplice, chiude spalle, con adesso lei userà i pesetti, voi potete usare o le bottiglie o il pacco d'acqua. E Bub invece farà uno squat e spinta spalle, quindi metterà i pesetti in questa posizione, scende e spinge. Okay. Esattamente. Io invece farò, non ho l'acqua perché ho l'acqua in vetro, quindi userò il latte e farò anche i bicipiti, quindi quando salgo faccio bicipiti e spinte spalle, bicipiti e spinte spalle, sempre con lo squat abbinato. Ok, possiamo partire. Purtroppo questi sono leggeri, però se voi avete dei pesi più pesanti o un pacco d'acqua potete farlo con quello. Va bene, allora sempre 30 secondi, 3, 2, 1, via. Anche qui vale la regola di non superare mai col ginocchio le punte dei piedi, con le ginocchia. Ci chiede Nicola se può farlo con una cassa di birra, ci chiedono anche. Sì, vale lo stesso. E poi berla alla fine. Giampaolo scrive che brava, spieghi molto bene. Grazie. Come siamo per tempo? Ah, scusa, mi sono perso quel tempo perché guardavo le domande. Mi stavo facendo andare avanti per ore. Ok, abbiamo finito anche questo circuito. Ora, se volete, facciamo stretching insieme. Noi lo dobbiamo fare. Okay. Quindi ci fa piacere farlo con voi. Va bene. Allora, sì, so che molti da casa l'altra volta ci chiedevano se potevano fare dello stretching dopo gli esercizi. Allora, Ilenia, ti lascio parola a te. Ok, beh, per questo guardate, la regina però è Fra, eh. È Fra, la regina è la dello nostra... stretching? È la nonna. Ma cosa vuoi fare, la flexibility? No, vabbè, comunque dai, facciamo tutti insieme. Mi metto gli occhiali, se no non vi vedo da lontano. E partiamo normalmente facendo... stretching per i flessori. Sì, flessori. I flessori. Flessori. Salutiamo Antonio Marghera. Cosa fai? Ile, stai vedendo dove sto arrivando con la mano? Mamma Fra. Ma sei una professionista? Guarda che ormai sono a livello pro. Anni. Dovete sapere posso dire che un anno Fra è stata la peggiore nella flexibility, sì. La peggiore in assoluto, non arrivava, ma neanche le vedeva le punte proprio. Sì. Cambio. Io posso ammettere che non ho mai raggiunto neanche la caviglia, guardate, sono un pezzo di legno. Adesso Fra ti spiega come ha fatto. Ma mi sa che tu facevi un esercizio di flex. Eh sì, mi dite niente. No, adesso comunque, visto che
che noi tre ce lo siamo chieste da anni. Volevo porre questo quesito a tutti quelli che stanno guardando. Facciamolo vedere. Adesso ditemi come mai, se io scendo in questo modo, arrivo qui, e se tiro fuori la lingua invece, arrivo qui. Ma veramente? Noi ce lo siamo chiesto, ma non sappiamo perché, se è una cosa psicologica, se vediamo i draghi, non lo so. Però vediamo i draghi, è bellissimo, tra l'altro. Infatti. Provate da casa, fateci sapere. Se qualcuno ha una spiegazione, per favore, scrivetecela, perché noi vogliamo sapere. Assolutamente. Ragazzi. È un effetto placebo, secondo me, però funziona. Sì, probabile. Però intanto. Quindi abbiamo anche il quesito, così è riuscita ad arrivare alle punte. Allora facciamo. Sì, andiamo avanti comunque. No, dico, facciamolo allora intanto. Dai, facciamolo. Ok, facciamolo. Facciamolo. Tra l'altro c'è Giorgio Bovo che si sta allenando e dice: quando la differenza dell'ingaggio ti fa allenare su un Mahal persiano del 1915 o un tappetino di plastica, credo si riferisca a Laura. È il papà della Bubi. Ah, ecco, okay. Bellissimo. Grande GB. Ok, cambiamo. Facciamo anche un po' di stretching per i glutei. Quindi aspetta che mi metto. Vado ad accavallare una gamba e esternamente, quindi non in questo modo, ma esterno, e passo dentro con la mano e vado a prendere il ginocchio. Adesso non so se è chiaro, se si vede, ma è un po' più complicato spiegare questo esercizio. E devo tirare verso di me il ginocchio. Ok. Sì, sì, Francesca si vede bene. Ok, bene. Ora c'è Ice. Ok, cambio gamba. Sì, non ti ho chiesto il timer, Ilenia, ma credo a sentimento in questo caso. Sì, andiamo un po' a sentimento. Diciamo che se lo facciamo da soli cerchiamo di fare sui 30 secondi circa. Ok. Ok, adesso andiamo ad allungare gli adduttori invece, quindi piedi che si guardano e allargo. Se ci sono delle persone poco flessibili che non riescono a scendere, magari restano così, con i gomiti devono cercare di far scendere le gambe il più possibile. Ok. Cosa c'è, Alice? È un'anima in pena, questo pane. Cosa c'è, l'anima qua? Vediamo come ti fa. Che bello. Coccole adesso. Anche che non si sia visto Iron durante la seduta. Cosa? Strano che non si sia visto Iron. È vergognoso. Ok, adesso invece allarghiamo le gambe. Questo io sono un tronco, ve lo dico già. Io sono una pippa quando visto. Anch'io, ma infatti vorrei farlo di più. Ecco il gioco. Bene, adesso siamo rovinati. Ice, non far vedere la parte più giù di te. Scusa, Ice. Dimmi, quanti due arrivo? Aspetta, vedete che non vedo. Nonna, brava! Sono più forti che siete. Io sono una pippa. Va bene, adesso passiamo gli ultimi. E allunghiamo lo sas. Quindi, ginocchio piegato. Attenzione a questa cosa.
non serve a niente se andiamo a fare questa cosa qui, ma dobbiamo rimanere dritti, spingere avanti il bacino in modo che sia bello dritto e tenere gli addominali. Piuttosto, se non riesco a tenere l'equilibrio, vado a prendere qualcosa, una sedia, mi attacco, però la posizione deve essere corretta. E se voglio aumentare la difficoltà, posso anche prendere il ginocchio dietro. Però l'anca deve rimanere bella dritta. Tra l'altro avviso da casa che non è Jurassic Park i suoni sotto, ma è il cane di Lenia che penso stia lottando col fidanzato. Che sto giocando. Quindi. Io ormai non sento niente più con il suono, cambio gamba, perché sono talmente abituata che non lo sento più. Rassicuriamo gli amici da casa che il fidanzato di Lenia sta bene, giusto? Sì, è qua che sta giocando con il cane cercando di trattenerlo. Sì, guarda quel gioco lì dove deve tirare, sponga proprio. Sembra un dinosauro, veramente. Ok. Andiamo anche ad allungare un po' le spalle, quindi facciamo questo, possiamo farlo anche da sui piedi se volete. E cambio braccio. C'è Christian di Gioia che scrive: è il fidanzato a fare i versi, non Ice. Non so se lo conoscete, ma bellissima sta battuta. Ma è Gigio, non vedo. No, Gigio. Sembrava Gigio? No. Ah no, è Christian di Gioia, adesso ho letto. Ciao Christian. Ma sembrava Gigio dalla foto. Oh, e niente, direi che abbiamo finito. Abbiamo fatto. Fatta anche questa. Ragazzi, ci si sente già meglio dopo l'allenamento, giusto? Sì, soprattutto sempre. Dopo lo stretching. Esatto, più che altro. Bevo un attimo, scusate. Allora, mentre Ilenia beve, io vado un po' aspetta, prima di tutto, perché poi mi dimentico, volevo andare a sfatare questi miti che abbiamo tirato fuori sui pugnini di Alice Pamio, mi dicevate. Sì, sarebbe bellissimo che lo spiegasse lei, però dai Fra, spiegalo tu. Io? No, aspetta, Fra non c'è. Fra non c'era. Bubi, allora spiegalo tu. No, spiegalo tu. Vabbè, lo teniamo come un challenge, come la challenge per Alice Pamio per farla venire qua la prossima volta. Non lo so, ditemi voi. Sarebbe bello che lo spiegasse lei, però boh, è brutto anche tenere tutte le spine, insomma. Vai, beh, diciamolo e poi lo faremo, vedremo se avremo anche Alice Pamio tra noi la prossima volta. Sì, dai, la nominiamo così. Così sicuramente lo spiegherà lei. Con l'occasione vorremmo nominare in questo challenge Vero. Le nostre compagne e amiche. Beh, io, siccome abbiamo scelto come squadra San Marignano, io nomino Giulia Bresciani. Io Sani Koulibaly. Okay. E io Alice Pamio, che deve spiegare i pugnini. Esatto. E allora, ragazze di San Giovanni in Marignano, siete state nominate, quindi se volete allenarvi o chiacchierare, la prossima volta spetta a voi. E allora, tutti i ringraziamenti, tutti domande, domande, complimenti, perché Ilenia ha spiegato bene, precisa, e anche seguitela su Instagram, su Ilenia Pericati Trainer, le iniziali, YP Trainer, perché spiega anche le cose da fare e le cose da non fare, quindi è molto interessante. Sì, se volete lì faccio allenamenti completi, cioè cerco di organizzare sempre una diretta a settimana dove faccio un allenamento completo, e poi invece ci sono anche spezzoni di allenamenti o idee di esercizi
o consigli fitness, insomma. Allora, ultima domanda che vi faccio è: la prima cosa che farete quando potremmo uscire da questa situazione un po' strana? Inizio da Francesca in ordine grafico. Io senza alcun dubbio organizzo un festone mega galattico con tutte le persone che conosco del mondo. Laura? E io, vabbè, andrò a vedere Moroso per forza, perché vabbè, 40 giorni che non si vede, e poi il mio compleanno è il 15 maggio, quindi fra poco, quindi anche con questa scusa mega festona con tutte e allora, tutti. Auguroni in anticipo, Ilenia, chiudo con te. Ecco, invece è 5 mesi che non vedo i miei genitori, perché prima ero a Macerata, e quindi era già da un po' che non li vedevo. Adesso, quando sono tornata qui a Verona, sono andata dal mio ragazzo perché abitiamo insieme, e quindi sicuramente andrò dai miei genitori e poi andrò al festone di Fra e al compleanno di Bubi. E allora, ragazzi, io vi ringrazio ancora tantissimo per esservi allenate con noi, e dunque tutti al festone di Francesca a questo punto. Sì, tutti invitati. Va bene. Grazie mille a te, Aldo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a voi veramente per la disponibilità. Io allora chiudo la diretta, perché mi hanno detto che siamo già abbiamo superato l'ora. Quindi, ragazzi, vi ringrazio tutti. Ringrazio ovviamente Ilenia Pericati, Laura Bove, Francesca Trevisan, che sono state con noi. E ringrazio Chiara Maccani, l'ufficio stampa di Montecchio, e Corrado Bellagamba, l'ufficio stampa di Macerata, che mi hanno aiutato a organizzare i social e la diretta. Domani recappone, anche se il 1 maggio, e poi tutte le partite storiche del weekend. Quindi buon pomeriggio, buona serata a tutti, e grazie ancora per averci seguito. Ciao!